Oh, ed eccoci qua. Allora, intanto che aspetto che arriviate un po', buon pomeriggio da Stefano Fisico, siete sul profilo Instagram di Billboard Italia. Come tutti i pomeriggi alle 16 in diretta, parte ufficialmente Billboard Calling, questo appuntamento che vi viene compagnia, in cui incontriamo gli artisti della musica italiana e non solo. Saluto i primi che si collegano, quindi Beppe, saluto Greta, saluto Riccardo. Poi vediamo chi è stato il primo in assoluto. Lucia, saluto Lucia la prima. Anto, saluto Laura. Saluto Sofia. Oggi devo dire la verità che ci abbiamo messo un po' per riuscire a incastrare questo appuntamento, ma siamo particolarmente contenti di poter fare quattro chiacchiere con l'artista di questo pomeriggio. Intanto saluto anche tutto lo staff di Billboard Italia che come sempre mi dà una mano per fare in modo che sia possibile questa diretta. Vado subito a vedere se per caso è collegato, anzi chiedo subito ai miei autori se vedono che si collega. Al momento non è ancora arrivata la richiesta, nel frattempo vi dico subito che sono arrivate un sacco di domande da parte vostra e sono molto contento che ogni giorno è arrivato, che ogni giorno arrivino i vostri cantanti preferiti. In questo caso sono molto contento di ospitare all'interno di Billboard Calling Fabrizio. Ciao Stefano, Ciao! ciao. Come stai? Che piacere vederti. Ciao, ciao. Hai visto che sono stato puntuale? Ma guarda, non avevo dubbi, devo dire la verità, che tu sei sempre bello preciso, No, non ma aspetta. c'è un perché, perché ieri abbiamo fatto una diretta con Herman, Infatti. perché era il suo compleanno, e lui mi ha sputtanato dicendo che L'ho visto, l'ho sono visto. ritardatario, non sono puntuale, capito? Sai, c'è questa diceria sui romani, no? Infatti, devo dire la verità, l'ho vista con grande piacere, in occasione ovviamente dei suoi 39 anni. Avete fatto questa bella diretta dove tra l'altro avete spoilerato il fatto che appena terminerà tutto questo, tornerete a collaborare insieme, quindi l'avete promesso ufficialmente, non vediamo Yeah, l'ora. questa è una cosa che ci promettiamo da tempo, poi successivamente diciamo, al progetto che abbiamo affrontato insieme 2 anni fa, abbiamo avuto, diciamo, 2 periodi abbastanza movimentati, sia io che lui, quindi ci incontravamo spesso in giro nelle varie tappe promozionali. Oh, ogni volta ci dobbiamo rivedere, dobbiamo finire di scrivere quella cosa, perché già abbiamo delle cose in cantiere da tempo, però poi veramente non abbiamo avuto modo né tempo di far confluire queste idee in una canzone. Sai, questo è un momento in cui ci si aggrappa un po' a tutto, comprese le vecchie promesse che fai con gli amici, pur di riuscire a superare con coraggio questi giorni, no? Assolutamente sì. E a tal proposito, mi aggancio a una domanda che è proprio arrivata da parte di una tua fan che ti chiede quale canzone vorresti cantare tu di Ermal e quale delle tue vorresti che cantasse lui. Beh, sicuramente Vietato Morire ha scritto tante belle canzoni, Herman, ed è uno degli artisti italiani che stimo di più, altrimenti non avrei fatto quello che ho fatto insieme a lui. Però Vietato Morire credo che sia uno dei pezzi più riusciti, insomma, mi piacerebbe molto. Poi è un po', diciamo, il mio mondo, no? Come genere musicale. Lui è molto più melodico rispetto a me, e su quel brano invece ha centrato, diciamo, anche una parte della mia essenza, quindi mi è piaciuto particolarmente. E cosa ti piacerebbe che cantasse di tuo, se potessi scegliere tra il tuo repertorio? Ma con la sua voce potrebbe cantare sicuramente L'Eternità, magari, perché è un pezzo molto melodico, nel suo genere, su per giù, ecco, diciamo così, dai. Ognuno, sai, ognuno impersonifica poi, il genere è un po' sempre lo stesso, capito? Però ognuno impersonifica a suo modo poi le varie sfaccettature, no, del pop italiano, perché pop è una parola che racchiude tanti generi poi alla fine. In questo momento poi in maniera particolare direi, perché prende un po' da tutte le parti, hai ragione, tira su un po' tutto, però è una grande verità. Come stai trascorrendo
questa quarantena, la giornata tipo di Fabrizio Moro, al di là del fatto che Ermal ti dica che sei ritardatario, oggi confermiamo che non è così. Qual è la giornata Ma tipo purtroppo mi addormento tardi. Mi di... addormento tardi e questa è una cosa che poi mi scombussola tutta la giornata. Che sono un grande appassionato di cinema, di film, di serie televisive, quindi faccio molto tardi. La notte sto riguardando le cose che mi sono piaciute tanto nel passato e sto guardando cose nuove. Quindi di solito vado a letto verso le 3-4 e mi sveglio a mezzogiorno. Quando mi sveglio, poi entro subito in studio. Vedi, qui c'è tutta una roba, Ah, va bene, bene, che strumentazione, bello. strumenti. Poi c'è la cantina giù di sotto dove ci sono chitarre, basso, batteria, tutto quello che insomma di cui un musicista può usufruire. Quindi vado giù, ogni tanto porto su uno strumento nuovo, faccio un po' di lavoro di liuteria, cambio le corde, pulisco lo zester. E suono la maggior parte del tempo, suono, sto scrivendo, scrivo il soggetto di un film. Allora voglio sapere, no, raccontaci, questa è una Questa è una cosa figata. che sto facendo da svariati mesi. Avendo avuto la possibilità, tra virgolette, di chiudermi in casa in questi mesi, insomma, l'ho finito, mancano pochissime pagine, ecco. Mi sto dedicando alla mia attività principale, che è quella di creare. Anche se poi è un momento in cui è particolarmente difficile fare tutto ciò, perché, come ho detto a tanti miei colleghi con i quali mi sono confrontato in questi giorni, un conto è chiudersi in casa, consci di questo, diciamo, nostro desiderio di creare, un conto è essere costretti da quello che sta accadendo, no? Hai un po' la sensazione, ieri lo diciamo anche con Ermal, di non poter poi alla fine far ascoltare o far leggere o far conoscere quello che stai facendo all'interno di queste quattro mura, no? Perché si ha un po' la sensazione che il mondo sia fermo in questo momento, no? È così. Giustamente concentrato anche su altro. E quindi è una cosa che parliamo di questo mese e mezzo in cui mi sono chiuso qui dentro, è una cosa che a volte mi riesce, a volte no, quella di esprimermi totalmente. Ho trovato molte più difficoltà in questo momento a scrivere che nel resto della mia carriera, proprio perché mi sono sentito costretto. Poi io sono una persona che crede fermamente nella libertà, in qualsiasi significato della libertà. E diciamo che sto soffrendo particolarmente in questi giorni. Sto soffrendo il fatto di non poter, ecco, vedere i miei amici quando voglio, poter andare a suonare soprattutto, perché sai, quest'estate si è fermato tutto praticamente, quindi il palco è la cosa che mi manca di più, i miei musicisti, provare, suonare in studio, insomma, vivere la quotidianità come ero abituato a vivere. Mi ha incuriosito parecchio questa cosa del libro, cioè del film, scusami, che dici qualcosina in più, cioè adesso che siamo qui tra di noi, no? Che non ci sta vedendo nessuno, No, non so, che ho genere raccontato, cioè, è un film che parla della vita di un pugile. è? Ok. Parla della vita di questo ragazzo che nasce in un quartiere e comunque con tutte le difficoltà. È San Basilio quartiere per Ma caso? un quartiere immaginario, che Ok. può essere anche San Basilio, con tutte le difficoltà e con tutta la bellezza del quartiere. E poi non ti posso svelare nulla perché tutto è nascosto all'interno del significato che ho voluto dare a questo film. Lo sto scrivendo con un regista esordiente che si chiama Alessio De Leonardis, che è un ragazzo che ha già girato diversi miei videoclip. E niente, in questi giorni come ti ho anticipato, scrivendo il finale, e poi ho già diversi, diciamo, appuntamenti via Skype, Zoom e tutte le varie per applicazioni per far certo. leggere questa storia a diversi produttori che conosco. Vediamo che cosa succederà. Un'impresa che mi sta stimolando tantissimo. Sono veramente felice, sta riempiendo le mie giornate molto più della musica in questi
Posso dirti che si vede dallo sguardo mentre ne parli, perché ho notato la differenza di la consapevolezza di non poter fare per assurdo i concerti quest'estate e non vedere i tuoi musicisti, si vedeva dai tuoi occhi, mentre invece mentre parli di questa cosa si vede proprio che non vedi l'ora di portarla a Ma io termine. sono un po' come un bambino, cioè quando mi dedico ai nuovi sogni, gli occhi mi brillano e questo mi permette di vivere sostanzialmente, perché non faccio le cose con l'intento di avere, che ti posso dire, un riscontro immediato, no? Da parte del pubblico che mi segue. Faccio le cose perché ho veramente bisogno di poter dare delle conferme a me stesso, no? Di riuscire a confermare che magari ecco quella cosa riesco a farla e soprattutto mi dedico ad esprimere quello che ho dentro attraverso la musica, attraverso il racconto, la scrittura in questo caso, perché ho veramente voglia di lasciare delle cose belle, ecco, delle cose che possano Beh, le hai già lasciate, emozionare le persone. vorrei dire che un po' di Emozionare le cose belle persone, le hai già lasciate, eh? Cioè, quindi... come tanti musicisti che ho amato e tanti registi che ho amato hanno fatto molto meglio di me, molto prima di me, no? Io mi sono ispirato ma non soltanto nella musica, ma nella vita proprio, nelle scelte di vita. Mi sono ispirato ai film che ho visto, mi sono ispirato alle canzoni che ho ascoltato. Ecco, credo che l'arte e la musica e il cinema in questo caso possono realmente salvare la vita delle persone. E allora, dato che ci hai raccontato che passi molte delle tue ore a vedere serie TV, a rivedere film che ti erano e che ti sono piaciuti, a scoprirne qualcuno nuovo, ma che ti immagini come attore se potessi scegliere per questo film? Io già, io ho già il pacchetto. Non riesco. No, perché è una cosa a cui già ho pensato, capito? Va bene, allora non vado avanti, io ci ho provato È a. tutto, ho allegato già il soggetto con le foto dei protagonisti sotto. Ah, allora sei già un pezzo avanti, Devi fantastico. dare un minimo di fotografia poi, perché Certo. non tutte le persone che leggeranno questo soggetto immagineranno poi il film come lo sto immaginando io, come lo sta immaginando Alessio, il mio collaboratore, il mio braccio destro in questa avventura, no? Ovviamente cerco di dare la maggior parte delle direttive possibili per far sì che si possa creare nella testa di chi legge la fotografia di questo film, di questo racconto. E invece, dato che siamo in quarantena, abbiamo tante ore a disposizione, che consigli diamo come serie TV da poter vedere, dato che sei fruitore in questo Guarda, ho periodo? finito stanotte di vedere The Sinner, non so se l'hai Ah, vista. ho visto tutte e due le serie, mi è piaciuto È molto, bellissimo, devo dire. Cioè, guarda, la maggior parte che metto una serie, delle volte in cui metto una serie televisiva, dopo due o tre puntate mi rompo i coglioni e chiudo. Cioè, è difficile che, sai, hai visto come fai, no? È difficile che una serie ti prenda così tanto È da vero, entrarci dentro, no? Lì è veramente raccontata bene, a parte che sono felice per Bill Pullman, che è un grandissimo. insomma, Bill Pullman o Pullman? Io con l'inglese Bill Pullman, Bill Palma, Pullman. è un grande attore. Sono felice perché negli anni 90 ha avuto, diciamo, una carriera in cui non è mai esploso veramente, e però in questa serie dimostra veramente di essere un grandissimo attore. È veramente, veramente bella. Poi ho visto la prima stagione di Westworld, Sì, dove c'è anche Anthony Hopkins, pensi? bellissima. Lì Piace? anche un cast, una produzione e una fotografia stupenda, Come il tuo film? stellare, Come il tuo stellare. film? Come sarà il tuo film? Sicuramente avrò un terzo se mi dice bene di quel budget. Poi, Un allora, terzo, questo. magari un quinto, un sesto, Beh, già un terzo è tanta roba, perché già lì tanto. parliamo di produzioni stellari proprio. Poi ho visto. Aspetta, ho visto un film l'altra sera, perché poi me devo ricordare, perché ogni sera ne vedo uno diverso. Beh, bella sta cosa, insomma. Molto 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 bello, con Michael Fassbender e Codice Criminale, bellissimo, non l'avevo visto, bello bello bello. Poi ho rivisto le cose del passato, i miei film preferiti,
The Departed. La settimana scorsa su Italia 1, bellissimo, Visto, tantissimo, uno dei miei film preferiti in assoluto. Guarda, quel film l'avrò visto 4-5 Anch'io. Poi amo quel genere, lo amo quel genere, tipo Donnie Brasco, Certo. tutta quella parte lì, no? Sai che cos'è che non mi è piaciuto? Devo rivederlo perché poi non sono riuscito ad arrivare neanche alla fine, perché mancava ancora un'ora alla fine, però mi sono addormentato proprio. The Irishman. Ah, sì, guarda, confermo, io non sono ancora neanche riuscito ad arrivare a metà, perché non mi convince fino in fondo, Però ti tutti mi dico. hanno detto, soprattutto le persone di cui mi fido, e tu guardalo fino alla fine perché poi alla fine cambia, diventa. Non ci sono ancora arrivato, non sono neanche arrivato a metà. Però ti voglio dire una cosa, su tanti film mi hanno detto sta cosa, no? Dico, guarda, devi vedere il finale, devi arrivare al fine, ma se io per un'ora e mezza mi rompo i coglioni. E poi il finale è bello, che cazzo lo guardo a fare fino alla fine? E Guarda, poi al di no. là del significato, di tutto il moralismo che possiamo fare intorno ad un film, no? Ma se per un'ora e mezza mi rompo i coglioni, ma che ci posso fare? Aspetta, come si chiama quell'altro film? Un altro film che tutti mi hanno detto: hai sbagliato, devi arrivare al finale, quello che Allora, parte. se vuoi, ti dico una serie che sto guardando e che sto facendo fatica, nonostante tutti mi abbiano detto, guarda che una figata, Ray Donovan su Netflix, e sono sette stagioni. Ho provato la stessa cosa. Guarda, è una cosa strana, perché come anche Breaking Bad, no? Sì, anche quella mi hai Per esempio, non mi è piaciuta consigliato. a me. Ce l'ho fatta. Eppure è stata la serie televisiva che, cioè, credo che abbia vinto più premi Sì, di no, quella. assolutamente, 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 te lo Quello, ma confermo. secondo me è una cosa soggettiva. Ci sono delle cose nel nostro interno, credo proprio, no? Che vengono catturate Però più o devo dire. meno, cioè, a seconda dell'infanzia che abbiamo vissuto, l'adolescenza che abbiamo vissuto, di come ci sentiamo in quel momento, no? Per esempio, io ho visto determinati film in cui magari nel momento in cui li stavo guardando mi rompevo i coglioni, li ho rivisti dopo un anno e mi sono piaciuti. È vero, Secondo è me dipende vero. molto dallo stato d'animo, da come sei predisposto tu in quel momento. Perché mi sembra strano che una cosa che è, diciamo, oggettivamente bella, no? O che oggettivamente funziona, gli ha incollato la televisione, poi ci sono dei casi come me e Ci hanno separato la nascita. te ci rompiamo i coglioni, non si sa Però perché. siamo in linea con i gusti, per cui ti scriverò qualche cosa che guardo e se l'hai già visto mi dici di non guardarlo neanche, perché The Departed sono in linea, l'ho visto 10 volte e tutte le volte mi è Non ti piaciuto, annoia come mai. mai, mai. Mentre Senti, invece invece. altre cose. Scusa, allora ti chiedo la serie del momento, hai visto La Casa di Carta? Ritorniamo su un territorio. Ritorniamo Non su un. spoilerare, però l'hai Sono andato, vista? io ti Ok. giuro, sono andato avanti Aiuto. fino alla fine della seconda serie. Per Ok. forza. Ho detto, è un po' come la Formula 1, no? Quando tutti mi dicevano, io vedevo sempre, erano mio padre, i miei amici. La domenica la Formula 1. Dico, io mi devo mettere qui a vedere la Formula 1 perché si vede che mi è sfuggito qualcosa. Capito? Oh, mi sono messo 2 volte, 2 volte mi sono addormentato. Non ce l'ho fatta. Guarda, anch'io, credimi, esattamente così. Io sono amante più che altro di altri sport, ma devo dire la verità. D'altronde ci sono quelli che io non ce la faccio, però ti capisco perfettamente, Non mi fa ce la faccio. È la piacere. stessa cosa con la casa di carta. Mi sono sforzato. Devo dire che l'ho visto fino alla fine perché c'è Tokyo che mi piace, quindi guardavo l'aereo e mi passavo un po' di più, capito? Però dopo la terza l'ho vista, non ce l'ho fatta. Va bene, allora torno a parlare un po' di musica. Allora, qualche settimana fa, settimana scorsa abbiamo ospitato i ragazzi di Amici, no? Tu quest'anno ti sei esibito in duetto con Jacopo, con cui hai contato appunto Portami Via. Che edizione è stata per te? L'hai guardata? Ti ha fatto un effetto strano? Fatto Ma magari che non ci. io purtroppo la televisione non la guardo. Cioè non ho visto una puntata. Quando mi hanno detto che dovevo duettare con questo ragazzo, io non lo conoscevo. Cioè non seguo la trasmissione, non seguo proprio le trasmissioni, non la trasmissione. Anche quando ci ho lavorato io, quando sono stato lì un anno, 2 anni anzi, non mi ricordo, cioè io non conoscevo bene il programma, capito? Perché la televisione, diciamo, non l'ho mai amata. Quindi mi appalla un po' la televisione, capito? Quindi io credo però che quest'anno sia stata, ecco, come qualsiasi
qualsiasi altro tipo di cosa. Cioè, si sta parlando particolare un po' per tutti, no? Io sono stato ospite lì da Maria, credo 3 puntate prima della finale, non mi ricordo. Esattamente. E mi sono, sì, quando sono stato con Jacopo, esibirsi senza pubblico, insomma, È quello volevo dirti. Strano, è eh? una cosa. Poi non so da casa quello che si prova mentre stai lì, insomma, non ha senso farla secondo me quando non c'è il pubblico, perché quella è una trasmissione come tante altre trasmissioni, ti dicevo, che appartengono al pubblico. Se non c'è il pubblico manca il motore portante di tutto. Non sono neanche i ragazzi, è proprio il pubblico il No, motore certo. portante. Io guarda, ti dico, ho avuto due occasioni ad andarci, in occasione in cui ho aiutato a mandare in finale Niv, che era una delle ragazze che è andata in finale, e poi c'era pubblico, e poi in finale eravamo collegati con un sistema, con altri giornalisti da casa, quando non c'era pubblico, certo era clamorosamente differente, perché il traino che ti dà il pubblico è clamoroso. È un po' come il campionato, no? Bravissimo, stavo per Cioè, arrivare lì, stavo per capito? Io, per arrivare. esempio, magari sono andato allo stadio diverse volte, cioè, giocare in un campo dove non c'è il pubblico, secondo me le gambe hanno un altro tipo di forza, capito? Cioè, Ma cambia in tutto. tutto questo, È un po' come fare un concerto senza persone, cioè, è un po' la stessa cosa. esatto, esattamente così. Ascolta, passiamo da Jacopo a un altro giovane ragazzo, che però è un tuo carissimo amico, ultimo, con cui hai un rapporto speciale, a partire dal fatto che siete dello stesso quartiere. Lo stai sentendo ultimamente? Hai Sì, qualche... ci sentiamo un po' con tutti, devo dire che con i miei colleghi, cioè con Niccolò, con Ermal, con diversi colleghi dello spettacolo, con Fiorella Mannoia, ci siamo sentiti la settimana scorsa, che era il suo compleanno, e ci sentiamo, ci confrontiamo sul momento, abbiamo ovviamente molta paura anche noi, perché tanti, io per fortuna quest'anno non avevo concerti in previsione. C'erano due grandi eventi in previsione, però parliamo di novembre, dicembre, che ho tenuto ovviamente in stand-by, Beh, tutti certo. tra parentesi, vista la situazione, ma ci sono tanti di loro che invece avevano già un tour in previsione e hanno dovuto, insomma, mettere tra parentesi diciamo, una situazione molto più complicata rispetto alla mia. E quindi in questo momento diciamo che siamo un po' tutti col cuore pieno di speranza e le orecchie, insomma, attente a quello che succede giornalmente, perché il problema di questo momento è che, nonostante in questi ultimi giorni ci sono stati dei dati molto positivi rispetto a quelli delle prime settimane, questo è l'effetto della, diciamo, quarantena che molti di noi hanno passato in casa. Comunque, giornalmente si vede una lucina in fondo al tunnel, ma non si riesce a vedere la luce bella chiara, perché è la prima volta che succede credo in due generazioni, no? Di trovarsi di fronte ad una cosa Eh che sì. non si è mai affrontata prima. Due generazioni di esperti, due generazioni di politici, due generazioni di dottori. È la prima volta che accade questa cosa qui, quindi siamo tutti un po' preoccupati. Direi assolutamente di sì. Incrociamo le dita, non possiamo fare altro in questo momento, credo. Ascolta, abbiamo visto una foto con alcuni dischi sul tuo profilo Instagram. Ce li vuoi Sì. commentare? Tipo Vasco Rossi, che cosa succede in città? Come mai? Sentiamo un po'. Perché Vasco, insieme ad altri, devo dire la verità, devo essere sincero, insieme a Rino Gaetano, insieme a Dalla, insieme a Renato Zero, sono stati i primi cantautori che ho amato. Vasco in particolar modo perché c'era un mio amico più grande di me, quando io mi sono trasferito qui a Guidonia, da San Basilio, dove non c'era nessuno, non c'era niente, calcola che non c'erano neanche i lampioni per strada e le strade erano disestate. Quindi puntualmente si bucava col motorino, era un po' proprio una campagna aperta qui. E quindi una delle prime persone che ho conosciuto qui, che si chiama Vittorio, non sento più da tanti anni, era più grande di me questo ragazzo, e lui era un fan di Vasco all'inizio. Spiegatato. Spiegatato. Poi Vasco non aveva l'importanza che ha oggi. Era un cantatore di successo, però un cantatore molto più, il suo successo era molto più ridimensionato. E quindi non lo seguivano in tanti. E parliamo del 2015,
fino agli 80. Mm. Fino agli 80. E mi ricordo che c'era questo disco, insieme ad altre registrazioni su musicassetta, aveva questa musicassetta piena di canzoni di Vasco, che noi ascoltavamo in macchina, nella sua macchina. E io ogni volta che litigavo con la ragazza con cui stavo all'epoca, andavo da Vittorio, ci mettevamo nel suo pandino, aveva un pandino, e stavamo lì, bevevamo birra, ascoltavamo Vasco, io mi sfogavo con lui, e attraverso le canzoni di Vasco diverse volte ho avuto una rinascita proprio spirituale. Quindi, quel disco lì rappresenta molto per me. Insieme a tanti altri dischi che ho fotografato, gli U2. Esatto, stavo per andare su The Joshua Tree, no? Degli U2. Gli U2 sono stati la rock band per cui io ho iniziato a suonare. Cioè, io ho iniziato la passione per la cantina proprio, no? Stare in cantina chiuso con gli amici con le chitarre scordate, perché all'epoca non sapevamo neanche accordare un la. Stare lì ore e ore e ore a suonare i pezzi degli U2. Cioè, abbiamo iniziato con quelli. Qual è il primo che hai imparato? With or without? Quale... Io vabbè, perché sono 4-4 accordi, quindi è stato Deve essere quello. per forza quello, Quello è cioè. stato il primo giro che ho imparato, ma quello ha fatto scuola a tante generazioni di musicisti, quel brano. E quindi pure quel disco ha avuto delle. Ma ne ho pubblicato. Io ho una parete piena di vinili. Però Quanti ne ho pubblicato. saranno? Sono curioso perché sono anche amante del vinile. Non lo so, in 80, non lo so, non lo so. C'è tutta la Ok. storia degli anni 80, anni 90. Pieno di roba, però ne ho pubblicati poche, cioè ne ho pubblicate poco di foto, perché la maggior parte sono vinili di heavy metal, thrash metal, glam, tutta quella musica lì. Quindi ascoltavo, che ti posso dire, i Forbidden piuttosto che King Diamond, Crimson Glory, Queensryche, Halloween, tutta quella musica lì. Beh, Quindi era un po', diciamo, era musica tosta, no? appunto. E poi, però, la musica mi è sempre piaciuta tutta, cioè qualsiasi, anche il rap, cioè qualsiasi musica, se fatta bene, comunque, io rimanevo e rimango ancora oggi affascinato. Non ho un genere che prediligo. Sicuramente il rock è quello che mi tira fuori, diciamo, la maggior parte delle cose che ho dentro. Però, in quel periodo lì, oltre ad ascoltare heavy metal, e thrash metal direi, ascoltavo tanto gli Anthrax, non so se ti ricordi, Sì, certo. Slayer, tutta quella roba lì. Cioè, Perché ero cosa mai parecchio ricorda incazzato, gli Slayer, ma ero no? incazzato, i Megadeth, tutta quella cosa, tutta quella musica lì. Mi faceva viaggiare, mi vedevo in cameretta mia, incazzato col mondo, mettevo lo stereo a palla, ogni tanto veniva lì, mia madre mi dava 2 bacchettate e dovevo abbassare lo stereo. Però devo dire che ho iniziato a suonare grazie a gruppi come gli U2, come i Genesis. Il primo disco di Ligabue era un disco che suonavamo tantissimo, dove c'era Balliamo sul Ah, mondo, sul mondo, parliamo Barbari, solo, certo, Barbuto. Sogni di rock and roll. Quello è un disco che abbiamo suonato tanto. In Nirvana, E appunto, stavo arrivando lì perché nella foto che hai messo c'è Nevermind. sì, c'è Nevermind. Questa è una cosa di cui mi pento ancora oggi. Perché mi ricordo che i Nirvana vennero a suonare qui a Roma, e non mi ricordo se era il periodo di Nevermind o di In Utero, non mi ricordo perché sono passati tanti anni, però io ero un adolescente e dissi, vabbè, andrò la prossima volta a E vedere i non sei Nirvana, riuscito a rivederli. e non sono riuscito a rivederli. E questa cosa ancora mi pento oggi, cioè, avevo qui Nirvana a 2 passi, è uno degli più grandi rimorsi che ho riguardo alla musica. Però ho visto i Guns N' Roses, avevo 16 anni, 17 anni, era il 93-94 a Torino, li ho visti, allo Stato delle Alpi, e Ti sei fatto una bella trasferta. ho visto un concerto da solo poi, perché tutti i miei amici o ascoltavano Ramazzotti o Vasco Rossi, Ciao Eros. i Guns erano già troppo alternativi. Ok. E sono andato da solo, sono partito da solo, sono andato io allo Stato delle Alpi e ho visto un concerto clamoroso, perché c'erano gli headliner, erano i Guns, però aprivano il concerto i Faith No More, e oddio, c'è un vuoto,
come si chiama la prima band di Chris Cornell? Aspetta, 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 aspetta. No, gli Audioslave. No, no. Oh, c'è un vuoto. Ho un vuoto. Aspetta, adesso la cerco. Aspetta, adesso la cerco. Oh, Black Hole Sun. Sì, esatto. Soundgarden. Soundgarden, Soundgarden. Soundgarden. Soundgarden, sì, mi E quindi ho scrivono visto Chris subito. Cornell. Ho visto Chris Soundgarden. Cornell con i Soundgarden dal vivo e Faith No More. Oltre che a Axl, Slash, Duff, tutti i Guns, è stato un concerto strepitoso. E l'anno dopo invece andai a vederli a Modena. Beh, insomma, hai viaggiato per E concerti, aprì a viaggio. Brian May. Aprì a Brian May il concerto. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Cioè, ragazzi, ascolta, in tanti ci chiedono se ci fai sentire qualcosa della tua splendida voce. Ti va? Così? Adesso sì. Sì. Sì, Sì. Intanto qualcosa. siamo, ma proprio quello che ti pare, nel senso che stiamo passando da. Stiamo parlando di Guns N' Roses, di Fabrizio Moro, di U2, di Vasco Rossi, quello che ti pare, perché tanto ci fa piacere. Aspetta, Vai tranquillo. dimmi come mi senti, eh. Allora. Dimmi come mi senti. Vai. Senti? Che ti faccio sentire? Aspetta, dove sta il plettro? Se tu vedessi il casino che c'è qui dentro. Ma guarda che tanto siamo nella modalità easy perché siamo a casa e non ci corre dietro nessuno, per cui. Faccio sentire una canzone che è in tema con il momento che stiamo vivendo, secondo me, che parla della fede. Ho fede nei silenzi colti a un passo dal coraggio, quando cerco di capire il senso del mio viaggio. Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore. Per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo, ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato, perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo. E se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla forza che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Mi manca l'aria sotto i piedi, da una prigione senza sbarre, lasciami scappare. Quello che cerco io lo so, ma non lo so spiegare. Allora ascolta il tuo respiro, io aspetto. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla rabbia che avevamo, ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te, ho bisogno di credere.
vediamo in maggiore, dai, per essere più positivi, eh. Dai. Doveva finire in minore. Vai, vai. Ma in maggiore è più bello, eh. Ah, sì. Cerchiamo di finirla in maggiore. Sempre. Fabrizio Moro, ospite di Billboard Calling. Tra l'altro ricordo a tutti quelli che ci stanno scrivendo che salveremo la diretta, quindi potrete vederla se siete arrivati più tardi per 24 ore. Tra un paio di giorni la troverete anche sul canale YouTube. Faccio un giro di saluti in tantissimi, ti fanno i complimenti. Chiara, Carola, poi saluto... Debora, Chiara anche del gruppo San Donato che ha scritto prima, ciao Fabrizio, saluto tutti, ciao ragazzi, e passerei a qualche domanda che sono che è arrivata sulla storia che abbiamo postato in cui annunciavamo che oggi saresti stato ospite. Valentina ci chiede: come hai spiegato ai tuoi figli del coronavirus? Ho preso ispirazione da un film, tanto per cambiare, mi verrebbe a dire. Come ho detto prima, dalla vita è bella, ho fatto finta che è un gioco e chi vince, chi resiste più stando a casa, no? Ho fatto questo gioco, ho detto inizialmente ovviamente soltanto ad Anita, ho continuato, diciamo, a raccontare questa cosa, perché Libero è grande, ha 10 anni, quindi lui già sa, è cosciente di certe cose, ma con mia figlia, insomma, inizialmente l'ho presa come una specie di gioco, no? E ovviamente anche i bambini, anche se non lo dimostrano, però stanno, diciamo, soffrendo in particolar modo l'assenza dei nonni, l'assenza degli amici, l'assenza delle attività che comunque durante l'anno fanno. Libero a calcio e talmente con tutti i suoi amici, Anita a danza, sì. E non sente più niente. Anche loro, insomma, stanno cercando di resistere, e per farli resistere ho creato questa sorta di, ma non solo di gioco, ma non solo questo. Raccontavo a Brigante l'altra sera su Radio 105 che ho inventato il gioco del ristorante, no? Che la sera prendo l'ordinazione, quando loro stanno qui faccio il cameriere, a seconda di quello che c'è nel frigorifero porto un menù e poi lo cucino. Per esempio, la sera del mio compleanno abbiamo fatto questa cosa, no? Non potendo uscire, non potendo fare nulla, non potendo vedere nessuno, eravamo soltanto io e loro due, e ho portato il menù. Ho detto: guarda, stasera c'è carbonara, c'è uova strapazzate, c'è questo. Hanno scelto il piatto, io l'ho cucinato, poi abbiamo acceso una candelina al centro del tavolo, tutte le luci soffuse, abbiamo fatto finta che eravamo in un ristorante, no? Però è divertente, passa il tempo, e poi è una cosa che penso spesso, no? Quando sto con i miei figli, che mi piacerebbe molto che loro si ricordassero il papà in questa veste, no? Sempre con molta ironia, cioè affrontare anche i problemi più pesanti, come quello che stiamo affrontando in questi giorni. Certo. Io credo che un pizzico di ironia anche nella peggiore delle drammaticità proprio serva sempre, no? Cercare di sorridere, di far ridere soprattutto i più piccoli. Ecco, io vorrei che quando tutto questo finirà, o magari quando un giorno saranno grandi, io magari non ci sarò più, si ricordassero il papà in questa veste qui, no? Un papà che li ha fatti sorridere, non soltanto che li ha sgridati, perché li sgrido pure, ovviamente, perché quando mi ci metto abbastanza spero. Che papà sei? La prendo alla leggera, diciamo, un po' quando c'è un problema che... però quando mi rode divento abbastanza, diciamo, all'antica, ecco, come era mio nonno. Mio nonno era un pugile, e il papà di mia mamma, e lui ha fatto la Seconda Guerra Mondiale ed è stato anche prigioniero dei tedeschi. Quindi era un po' un uomo abbastanza, diciamo, accademico proprio, no? E quando stavamo a tavola, lui stava a capotavola, si muoveva anche la mosca, erano schiaffi, era un po' esagerato come atteggiamento, però era un po' così. Quindi quella, diciamo, quella cosa me l'ha trasmessa un po', dello schiaffo no, però alzare la voce in tono, diciamo, autorevole quando c'è la rottura di coglioni continua.
non me lo faccio mancare, ecco, mi metto lì, divento accademico anch'io. Lo sguardo di Fabrizio quando fulmini i figli nei momenti in cui fanno qualcosa di sbagliato, mi vedo una scena così. Quando stanno con la mamma, poi la nostra situazione è un po' è particolare a gestire, perché noi siamo separati da 3 anni, quindi quando stanno con la mamma è un po' più permissiva, è un po' più, diciamo, eterea su certe cose, no? Quindi loro l'amano tantissimo, ovviamente, però delle volte sono un po', sai, diventano un po' figli dei fiori. Invece con me, che sono poi l'artista, che dovrebbe essere il contrario, io sono molto più generale, capito? Proprio perché la mia vita è molto caotica, quando sto dentro casa invece divento un po' più generale. Ma prima hai parlato di, ti metti di, tipo il giorno del tuo compleanno, che era qualche giorno fa, ti metti lì, hai deciso cosa potevi cucinare, come te la cavi sui fornelli, papà? Guarda, ci sono delle cose che mi vengono molto bene. Tipo, allora, facciamo che mi inviti a casa tua, cosa mi cucini, che sono sicuro che fai bella figura? Primi piatti. Cioè, okay. Tipo carbonara, i piatti romani, cacio e pepe, carbonara, e i risotti mi vengono molto bene, anche se un po' non li faccio perché li ho fatti talmente tanto e mi hanno nauseato, perché io vado in fissa con le cose, no? Magari vado in fissa con la carbonara, la cucino per una settimana di seguito, capito? Perché devo sistemare la ricetta, capito? Puntino per puntino, perché sono molto scrupoloso. I risotti li ho fatti per un anno. Tutti quelli che venivano a mangiare a casa mangiavano risotto, capito? Perché a un certo punto mi hanno abbandonato. E poi mi piace molto, al di là dei risotti e dei primi piatti, mi piace molto fare le cose sulla brace. Brace, piastra, quindi il pesce, la carne. E io mangio di tutto, non sono vegano, non sono vegetariano, mangio tutto. Per me bisogna mangiare tutto. E verdure cucinate in maniera particolare al forno, mi piace molto invitare tanta gente, mettermi davanti ai fornelli, soprattutto magari quando ci sono le belle giornate, magari accendere un barbecue e fare magari, ecco, il pesce arrosto, capito? Il pesce è una cosa che preferisco. Okay. Allora, mi aggancio allora a una domanda di Angela, che ci scrive: la prima cosa che farai dopo questa quarantena, appena terminerà? Sicuramente andrò a trovare mia madre, che non vedo da un mese e mezzo. Poi questa sarà la prima cosa. Poi io credo che farò un viaggio. Farò un viaggio con i miei figli. Voglio fare un viaggio con i miei figli. Hai già una meta? Voglio andare al mare, voglio andare al mare. Okay. Voglio vedere il mare, però anche il mare troppo. Sto sentendo proprio la necessità di stare in mare, cioè di mettere i piedi nell'acqua. Per me il mare è una cosa importante, per la mia integrità psicofisica. Quindi sto soffrendo, vado anche l'inverno spesso al mare, solo a vedere il mare. E mi basta guardarlo, proprio per attirare a me delle energie positive. Mi manca il mare, voglio fare un viaggio con i bambini al mare. Andrò con la mia madre e farò un viaggio con i bambini al mare, poi me ne andrò in giro in moto, mi manca la mia moto. Questo è un periodo, per esempio, in cui l'anno scorso stavo sempre in giro in moto. Mi ha preso infatti la protusione cervicale, qui non la potrei più portare. Tu ci scherzi, mi balla l'occhio, cioè mi fa male il braccio, sto male. Proprio non potrei più portarla. Però, ti giuro, ho cominciato ad avere dei problemi l'anno scorso ai firmacopie. Braccio destro, il tricipite destro, mi faceva sempre male. Però non potevo andare a fare una visita perché ero in giro. Ho fatto, non so quanti firmacopie, 40. Quindi il mio dottore lo chiamavo al telefono e mi diceva: guarda, avrei preso uno strappo muscolare, non sarà niente di che. Però questa cosa mi è passata, ho fatto l'iniezione, tutto quanto, poi ho fatto una risonanza magnetica. E protusione. Protusione cervicale. Era un po' capire che dolore. Cioè, tutto il braccio qui. Quindi la prima volta che ho ripreso la moto l'anno scorso. Un dolore assurdo. Ho fatto un viaggio da Formello, perché si vede che ero infiammato, ho fatto un viaggio da Formello a Guidonia, perché avevo lasciato la moto al meccanico a Formello, sono sceso dalla moto e c'avevo le braccia addormentate, stavo così, proprio così, giù. Quindi non potrei più portarlo dalla moto, però non posso farne a meno, magari ci vado un po' di meno, però questa è la vecchiaia, Stella. Ma no. La vecchiaia, bisogna adeguarsi a questa cosa qui. Adesso tanto farai fisioterapia appena finisce tutto e tornerai più in forma di prima. Ho iniziato fisioterapia l'anno scorso con Luca, mi ha salvato, poi è diventato, pensa che il mio fisioterapista poi è diventato il mio personal manager.
perché abbiamo legato talmente tanto. Fantastico. Allora, ci sto bene insieme. Poi è bravo pure a fare quello che fa, così se mi sento male in tour c'è sta lui, perché io sono ipocondriaco, lui è molto preparato, non soltanto sulla fisioterapia, su tante cose, quindi ogni volta che c'è un problema lo chiamo, sta lì. Quindi è venuto, mi manca, non ho fatto neanche fisioterapia, mo, saranno 2 mesi che non vedo Luca. Quindi lo saluto, che magari ci sta guardando, ciao Luca. E come ti senti, anche se non stai facendo fisioterapia? Mi ha mandato dei video dove ci sono degli esercizi da fare, quindi cerco di farli tutte le mattine. Voi ridete, questi ridono. Ah, raga, ma è una brutta bestia. Non è che voi siete tutti ragazzi. Capito? Voi siete tutti... Loro pensano che io dica questa cosa per scherzare. No, invece... Per e invece è vera, cioè questa è una cosa che comunque mi limita molto. Certo. Cioè io durante il tour giro con fisioterapista, raga, non ci scherzate. Poi ognuno, tu continui a ridere, chi è questa che ride sempre? No, ma ovviamente esagero la cosa per ironizzarci su, però insomma, davvero in questo momento non possiamo fare nulla. Anzi, cioè, vedo poi, ci stanno pure quelli che corrono qui fuori casa, ma fate pentapirulando, ragazzi. Bravo, stavo arrivando lì, dato che non abbiamo ancora fatto. Noi poi a noi piace particolarmente quando voi fate degli appelli. Poi ricordare che se stanno a casa, magari usciamo prima. Questa cosa io l'ho detta una volta sola, no? Sul mio canale social, sui miei canali social, no? Perché era appena scoppiata questa pandemia, e siccome ci sono più di 500.000 di contatti sulla mia pagina, certo, ho detto quello che pensavo, ragazzi, non è una stupidaggine come pensavo anch'io. Stiamo a casa tutti quanti, statevene a casa, perché capito, è la cosa migliore da fare, basta. Poi io ti devo dire la verità, che vedere continuamente appelli da parte del gente dello spettacolo, ragazzi, state, poi ci stanno certi che se fanno pure gli appelli al salone di casa. Ci stanno saloni a 2 milioni di euro, ci state per a casa, si vede la piscina di fuori, si vede, capito? Ma lo diciamo una volta, ognuno ha i suoi fan, capito? Poi sto continuo appello, stare a casa, chi ha capito, chi non ha capito è in testa di cazzo, secondo me, e non lo capirà mai. Quindi, basta. Ascolta, noi siamo praticamente in chiusura. Intanto ti chiedo, fammi un bel sorriso come se non avessi dolore alla cervicale, 3, 2, 1. E poi noi in chiusura, rubando proprio l'idea da Liam Gallagher, che ha cambiato il suo Wonderwall in Wonderwash, lui praticamente si è lavato le mani, diciamo, modalità davanti a un lavandino, canticchiando appunto Wonderwash. Quale canzone potremmo cantare del tuo repertorio durante un lavaggio corretto di mani, così siamo tutti più precisi? Oddio, durante un lavaggio di mani, non mi viene in mente, di pezzi, diciamo, Portami Via, dai. Dai, facciamo Portami Via. Portami via i microbi. Dai, proviamola, dai, facciamoci due risate. Dai, mi fa rovinare la canzone di maggior successo, ma l'ho scritto. Ma non ci permetteremo mai, però in un'occasione così ci può anche stare. Vediamo come viene, dai, proviamolo insieme. Vediamo un attimo, aspetta. Questa parte è minore, però. Tu portami via da che? Portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del sapone che torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria del tuo periodo. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado con lo straccio. No, dai. Sai che queste cazzate qui, ho passato una vita a modificare
quando ci ritrovavamo con gli amici il sabato sera nella cantina dove suonavamo, suonavamo le canzoni, quelle più famose, capito? Tipo Ti amo di Tozzi. Come è diventata Ti amo di Tozzi? A me è tutto tipo. Però le modificavamo così per ridere. Ero molto più creativo su questo genere di testi prima. Ascolta Maurizio, io ti ringrazio, ti ho portato già via anche fin troppo tempo, mi fa piacere vederti, è stato veramente un grande piacere, spero davvero di vederti presto, aggiornami sulle serie, rimaniamo in contatto su questa cosa perché vedo che siamo allineati. Io stasera inizio Westworld la seconda. Ok. Mi hanno detto sia bellissima, vediamo che succede. Te lo faccio sapere, ti mando un ok. Ok. Nel caso di vederla, tanto ho capito che abbiamo gli stessi gusti. Identici. Per cui va bene. Allora, io ti ringrazio di cuore, ricordo ancora a tutti che questa bellissima chiacchierata potrete ancora vederla per le prossime 24 ore, la salvo perché avevano i mille messaggi, la salviamo la diretta con Fabrizio, non vi preoccupate, la troverete anche su YouTube. Fabri, un grande abbraccio, grazie di cuore. Grazie davvero. Stefano, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille. Ciao. E abbiamo concluso questa divertentissima chiacchierata con Fabrizio Moro per questo appuntamento di Billboard Calling, che come sempre tornerà domani. A me non rimane che ringraziare Fabrizio, il suo staff, Daniele, Maurizio, il suo manager che ci hanno dato Friends and Partner, tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di fare questa chiacchierata con Fabrizio. Vi ricordo ancora, la salviamo la diretta, la salviamo, per cui potete riguardarla per le prossime 24 ore, la troverete anche sul canale YouTube di Billboard Italia, penso tra un paio di giorni. Seguite Billboard, mi raccomando, Instagram, Facebook, applicazione, sito, cosa ho dimenticato, YouTube, tutto, mi raccomando. Da parte di Stefano Fisico è tutto, ciao, a domani con i Canova, ciao.